Bentornati in un nuovo story time. Prima che sul mio canale, che non faccio da una cifra, non li faccio veramente da una cifra. Prima di cominciare tutto, vi devo dire delle cose. Ci avete paura, eh? E se prima di tutto non siete iscritti a sto canale, vi dovete iscrivere, altrimenti siete dei poracci. Quindi iscrivetevi al canale, ok? E mi raccomando, andatemi a seguire su Instagram, dove mi trovate con questo nome qua. Andatemi a seguire pure su Instagram, perché sennò siete ancora più poracci dei poracci dei poracci dei poracci. Poi, se volete sapere da dove ho preso questa felpa, l'ho presa da un sito che mi ha contattato, che si chiama Tostadora. Trovate il link della felpa e del sito diretto qua sotto. Non mi hanno pagato per fare questo product placement, purtroppo. Povero sono e povero mi vanno a fare i manetti. Quindi insomma, se volete andare a vedere, basta cliccare il link qua sotto nell'info box. E io direi che comincia con sto story time. Per chi mi segue da più tempo sa già che io c'ho una vita de merda, cioè proprio de merda. Faccio figure de merda su figure de merda. Mi frenzonano tutti. Rischio la vita quotidianamente. E le poche gioie che mi arrivano sono false. Oggi siamo qui con la nostra bevanda preferita e con la roba da magna, perché non sia mai che devo stuzzicare, qua devo parlare penso a quante ore a raccontare sta cosa. Prendetevi anche voi qualcosa per mangiare insieme, per stuzzicare qualcosa. Se non vi piace il tè, piatevi la vodka. Tipo io questo dico che è tè, ma in realtà è di Saronno. È scandaloso. È la prima volta in realtà che faccio uno story time diverso rispetto agli altri. Ossia, questa volta, cioè, mi sono reso conto che non ho mai fatto uno story time parlando della mia vita sentimentale. È proprio una merda. Cioè, è ancora peggio della mia situazione economica, è ancora peggio delle mie relazioni sociali. La mia vita sentimentale sta messa con le pezze al culo, peggio del mio conto in banca. Cioè, fanno capire. E vi parlerò di una cosa che è successa veramente. Culo, infatti, roba. Praticamente, questa cosa succede 2 anni fa. Cercherò di fare un riassunto più breve possibile, perché è una cosa durata molto tempo. Quindi cercherò, insomma, di riassumere un po'. Praticamente, questo video vi farete dei cazzi mia. In tutti i sensi, voi. 2 anni fa io ho incontrato questo ragazzo e ci siamo conosciuti in realtà su un'applicazione di incontri. E che succede? Io e questa persona parliamo, iniziamo a parlare su questa applicazione di incontri. Questa persona la chiameremo Baffo, che è come l'ho sempre chiamato io. E che cosa succede? Iniziamo a parlare, però non tipo da subito, tipo colpo di fulmine eccetera. Tipo parliamo tipo 3 messaggi ogni 2 settimane. A una certa sto tipo mi chiede di uscire. Vabbè, poi diciamo che era un ragazzo strano, che non è bello, ma è strano, è una bellezza un po' particolare, no? E questo ragazzo era un tipo strano, tatuato, muscoloso, abbastanza alto, un bellissimo taglio di occhi. E la cosa particolare che lo differenziava era sto baffo proprio arricciato così, tipo la capitanoncino, no? A me all'inizio mi faceva proprio schifo, proprio dicevo, porco, che cazzo sto andando in giro? E poi in realtà è quello pure che, capito, mi ha legato un po' di più a lui, perché poi io ho iniziato a chiamarlo baffo. Tutte quante le mie amiche lo conoscono come baffo. Cioè tipo a me dire il suo vero nome. No, cioè per quanto mi riguarda, io adesso dovrei mandare l'anagrafe e farsi cambiare il nome originale e metterci baffo. Cioè, insomma, cosa succede? Finalmente usciamo, ci vediamo. E già dal primo giorno vi dico subito che c'era una grandissima intesa, c'era molta complicità. Cioè ci sono stato molto molto bene. Poi diciamo che alcune le cose sono uscite subito, perché il giorno che siamo usciti eravamo per strada, una ragazza mi ha fermato per farci una foto. Quindi insomma ho conosciuto anche questo lato della mia vita, questo aspetto che non è un segreto. Cioè non è che so tipo Sabrina vita la sterica che devo nascondere i libri di stregoneria. Però fatemi mangiare qualcosa, va. Girella, motta, è tutto un giro pieno di merda. No ragazzi, questo non è un product placement, manco questo. Però sapete quanto sarebbe bello Girella, tutti quelli che vedrete. Ma pagatemi per sponsorizzare la roba da magna, perché mi renderebbe la persona più felice del mondo essere pagato per magna. Cioè una cosa meravigliosa. E insomma, che succede? Usciamo e capiamo subito che c'è questa complicità. Poi dopo di che siamo andati a casa sua, che lui viveva con dei coinquilini qui a Roma. Non abbiamo fatto niente, pensate cose strane e brutti, insozzi, guardate. Allora che succede? Eravamo nella sua camera e stavamo fumando una sigaretta con della musica. Insomma abbiamo avuto una bella conversazione. E devo dire la verità, lui è stato onesto. Lui dal primo giorno mi ha detto che aveva altre 2 situazioni aperte con altre 2 persone. E io già là... Scandalo!
E per me già quello doveva essere un campanello d'allarme che mi faceva dire: Erin, lascia perdere sto gran coglione. Ma io ancora più coglione, te pare che lo lascio perdere, ma te pare che io mi vado a salvare i sentimenti? Te pare che io mi vado a evitare d'estate e merda? Assolutamente no. Capito sta cazzo di merendina. Entravamo lì, mi ha detto che lui aveva due situazioni aperte, che in realtà erano situazioni aperte ma che lui stava cercando di chiudere. Quindi insomma mi ha spiegato un po' entrambe le situazioni. Una delle due me l'ha spiegata più approfonditamente ed era tranquillo e mi ha detto che voleva chiudere questa cosa perché c'era questa persona che si accollava, la voleva lasciare perdere. L'altra persona mi ha detto: no, no, guarda, non ne parliamo perché tanto è una cosa impossibile. Io l'ho fatto fermo, che vuol dire che è impossibile? Automaticamente, quando un uomo non ha la possibilità di avere una cosa, la vuole di più. Quindi mi sono preoccupato più della cosa della quale non mi ha parlato. Adesso la domanda è: ma se c'avevi già due situazioni aperte, perché mi sei venuto a romper cazzo a me? Allora, io nel momento in cui sono uscito di casa sua per tornare a casa, ho chiamato la mia migliore amica e gli ho detto: ok, amo, questo potrebbe essere un tipo che potrebbe starmi a fianco, che mi saprebbe tenere in testa, che ce lo vedo vicino a me. Però secondo me lui no, è già impegnato mentalmente con altra roba che c'ha in testa, mi vede più come un amico. E quindi la sera stessa mi ha chiesto di rivederci. E così ci siamo rivisti un'altra volta. Quanto è bello, mamma mia, c'è niente. Il legame che io ho avuto con questa persona a me non è mai successo, anche nelle relazioni successive non mi è mai successo che creassi un legame così facile, così proprio, come si dice, proprio così, che le cose venivano da sé, erano facili. Era più grande di me, lui aveva 30 anni. Se te ti aspetti che teoricamente un uomo di 30 anni ha una mentalità più aperta, insomma è una persona con più esperienza, una persona più matura, cor cazzo! Diciamo che mi trasmetteva molto senza neanche il bisogno di parlare. Cioè, non so se abbia mai successo, ma proprio magari con dei piccoli gesti che potevano essere uno sguardo, un prepararmi un caffè in un certo momento della giornata o darmi una sigaretta mentre la stavo cercando. Cioè erano molti piccoli gesti che mi fecero pensare: lui potrebbe essere l'uomo che voglio a fianco. Però lasciate perdere, sono stronzo romantico, proprio che scriverebbe libri, proprio così, le telenovelas, che vuoi che fa. Dico solo che se a me uno mi fa un regalo, mamma, prepara tutte le liste che qua devo preparare il matrimonio. Te lo dico, te lo voglio fare sulla spiaggia, eh. No, c'è stato pure il mio yo-yo, poi queste sono tipo le mie preferite di tutto per mondo. Le mangiavo sempre quando ero ragazzino. È il periodo felice della vita mia, collegato al cibo. Sarà un caso? Anche no! Insomma, si era creato già un certo tipo di rapporto che mi faceva dire: porca troia, a me questo mi sta a piacere, porca puttana. Adesso le cose stanno un po' cambiando. Però ecco, diciamo che sono un tipo di persona che quando gli arriva una cosa bella pensa già a quando gli finisce. E io già pensavo, pensa quando si accannavo quanto starò de merda. Infatti è successo poi che la seconda volta che ci siamo visti non abbiamo dormito insieme. Siamo stati tutta la notte. È successo un po' per caso, cioè nel senso, quella sera eravamo stati a cena a casa sua, perché voleva presentarmi con inquilini. Che poi dopo così poco tempo stai fuori di capoccia, perché per me presentarti i miei amici è proprio una cosa molto importante. Cioè se ti presento i miei amici è proprio hai capito sto dai come te va a digerire, eh? Di che servia, raga? Linton, hai capito che coglioni. Mi aveva voluto far conoscere i suoi conquilini, i suoi amici. E io, se mi fai conoscere i tuoi amici, sono lì per conoscere loro. Quindi ero con loro, mi scherzavo con i suoi amici, gli devo una sigaretta, un caffè. Devo comunque che mi guardava, cioè insomma quelle cose che vi ho detto prima, quelle piccole cose che mi facevano sentire molto importante, mi facevano sentire al centro dell'attenzione, senza che io lo fossi. Che se raga, io sono un personaggio, sto comunque al centro dell'attenzione. E quindi che succede? Quella sera c'era stata tutta sta marea di gente, poi trasferitasi in camera sua, che abbiamo messo la musica là, la birra, a bere, a fumare, una cosa e l'altra. E lui mi guardava, insomma, e mi iniziò a scrivere che voleva stare da solo con me. E quindi ricordo che ci siamo messi sul letto a guardare uno dei miei film preferiti, che io infatti stavo ripetendo a memoria. E a un certo punto ho fatto il primo passo, ho preso e l'ho baciato io. Perché noi non ci eravamo baciati la prima volta che ci siamo visti, abbiamo parlato, ci siamo confrontati su tantissime cose. E vi dico, tuttora dopo 2 anni che questa cosa è successa, siamo stati dall'1:30, che era meno 1:30, alle 6 di mattina, non abbiamo dormito, siamo stati tutto il tempo abbracciati e a farci le coccole, comunque a farci effusioni, ma senza spingerci, proprio non abbiamo fatto niente di oltre. Dico, la serata più romantica della mia vita fino ad ora. Le uniche volte che è risuccesso di stare così tanto bene, tutte le volte che finisco di mangiare. E quindi ok, insomma, dopo quella sera io ho avuto la conferma del fatto che questa persona era presa da me, io ero preso da lui. La volta successiva mi chiede di rivederci, perché mi dovete dire delle cose. Mi dice che aveva bisogno
di un tempo indefinito di pausa, perché aveva capito di essere molto troppo preso da me e quindi voleva chiudere prima con le altre due persone, proprio eliminare dalla sua vita, per poter stare con me e star sereno senza problemi. E io sinceramente non vedo il problema, perché se tu vuoi una persona, sti cazzi propri delle altre. Cioè, se tu vuoi un qualcosa, fai di tutto per averlo. E a me mi aveva completamente, quindi il problema non sussisteva. Ho beccato io lo stronzo più generoso, più carino, la faccia della terra. Quindi passa una settimana nella quale noi non ci sentiamo, non ci vediamo, e dopo una settimana mi sono rotto il cazzo. Io sono andato sotto casa, gli ho sciofano e ho detto: senti bello, a me mi hai sbracato tre quarti di cazzo, perché ne esiste che io per una settimana non te vedo, non te sento, perché ormai mi sono affezionato, c'hai problemi, ti risolvi te. Lui mi ha detto che la situazione ancora non si era smossa, che era ancora così, però da lì abbiamo iniziato a riparlare di qua di là. Abbiamo dormito insieme, ma abbiamo dormito insieme proprio che abbiamo dormito, cioè uno l'uno accanto all'altro, che per me è una cosa fondamentale. I miei amici lo sanno, perché sanno come la penso su certe cose. Per me è molto molto più intimo dormire con una persona e svegliarti accanto a una persona che fare l'amore. Cioè, svegliarti accanto a una persona è proprio la cosa più fragile che esista sulla faccia della terra. Ti vede in tutte quante le tue fragilità, capito? Cioè, insomma, queste cose un po' romantiche che dicono pure a beautiful, no? Insomma, c'era una bella situazione, che però sotto c'aveva del marcio. Poi succede che io me ne vado da quella casa, non mi ricordo bene come, abbiamo avuto un litigio pesante, perché diceva che io lo facevo sentire... Oddio, quanto ti fa digerire sto tè! Ma che ci fanno con Fibbia? E lui quando stava tornando a casa, perché non era di Roma, decise di troncare i rapporti con me da un momento all'altro. Cioè, tipo, stavamo parlando tranquillamente, dicendoci cose normali, boom, a un certo punto no, mi ha rotto il cazzo, basta, mi ha bloccato ovunque. Sono stato una merda, che ve lo dico a fa, lo chiamavo, gli scrivevo, che poi è una cosa che io odio, che per me è al primo posto in una relazione insieme alla fiducia, è la comunicazione. Se non c'è comunicazione con la persona con la quale state o con la quale volete stare, non c'è niente. Con una persona ci deve essere comunicazione, qualunque essa sia, eccetto la violenza, cioè litigare, dirsi le parolacce, sbraitare, va tutto bene finché si parla. Se tu mi metti un muro davanti, bello, me lasci una merda. Io sono stato proprio malissimo. Quando poi mi riscrissi dei poemi, che lui mi sbloccava, mi rimbloccava a suo piacimento, mi guardava le storie su Instagram. Oh, ma tutto a posto! Ma tu sei scema! La cosa andò così. Finì. Praticamente un giorno che io proprio non accettavo il fatto che lui non mi rispondesse, andai sotto casa sua, lo aspettai per un botto di tempo, non arrivava, mi ero appoggiato ad una macchina. Dopo 40 minuti che lo stavo aspettando, ho detto: vabbè, io ci ho provato, cioè le pazzie in amore si fanno. E me ne sono andato, e nel momento in cui mi alzo per andarmene, lui è arrivato, mi ha guardato in faccia, è entrato in casa, però mi ha lasciato entrare, cioè mi ha lasciato tutto aperto, quindi sono entrato in casa sua, abbiamo parlato. E quel giorno lui gli ho detto: a me, senti, domani usciamo, non mi frega un cazzo. Mi ha detto: sì, ma in qualità di amici. Gli ho fatto: perfetto, infatti mi offrirai un caffè. E così è stato. Il giorno dopo siamo usciti. E quel giorno era come se niente fosse successo. Se tutte le litigate, se tutte le cose che ci eravamo detti, il periodo che era passato, come se non ci fosse stato, era tutto uguale a prima. Siamo usciti, siamo andati in giro per strada, abbiamo detto: vabbè, che compriamo per fare per cenare, per dormire, dormi da me, ti toglio qualcosa. Raga, tutto normale. E la sera poi è uscito fuori che tanto lui voleva essere solamente amico con me, che lui aveva scelto quest'altra persona. E questa persona è un ragazzo che faceva l'escort. E mi disse che tutto quello che io avevo fatto era inutile, che tanto lui aveva scelto e voleva stare con questo ragazzo che faceva l'escort. Cioè, ragazzi, è una cosa che io continuo a ribadire, perché sono rimasto scioccato da questa cazzo di cosa. Cioè, veramente scioccante. E quindi quel giorno io ho avuto un riscatto personale. Quel giorno io mi sono alzato da quel letto e gli ho detto: sai che c'è? Te a me non mi meriti proprio, io non la voglio una persona che non me vuole. Bello, ciao! Vuoi stare con questa persona? Io non ti credo, io non penso che tu provi per questa persona quello che provi per me, ma tanto la vita è la tua. Ci starò una merda, ma tanto ho passato pure de peggio. Quindi io quel giorno alle 3 del mattino me ne andai da casa sua e me la feci a piedi, cioè proprio da casa sua a casa mia. Me la so fatta tutta a piedi, ragazzi, un'ora e mezza a piedi al freddo di dicembre. Che poteva fare? Però è stato il viaggio più bello della mia vita. Non avevo neanche le cuffiette con la musica. Finì quel giorno, ma in realtà non finì più. Cioè, ragazzi, io per lui ho fatto veramente delle follie. Proprio, sapete quelle cose che si vedono nei film? Che ne so, una sera io e la mia migliore amica siamo andati sotto casa sua a fargli una scenata, perché lui mi aveva riscritto, mi aveva messo dei like, non mi ricordo, una cosa del genere. E lo stesso giorno lui era il ragazzo che aveva scelto al posto mio questo ragazzo che faceva l'escort, e lui era venuto a Roma, questo ragazzo, per stare insieme
insieme a lui. E quindi noi incazzati neri, io e la mia migliore amica, incazzati come due bestie, ci siamo andati sotto casa a fare una scenata. E niente, non ha portato a un cazzo questa cosa. Io ovviamente ci sono rimasto sotto, cioè nel senso che ho sofferto per questa persona per tanto tempo dopo quel momento. Ci siamo risentiti ogni tanto io guardavo le storie a lui, lui le riguardava a me veniva da pensare a lui in certi momenti. E ad oggi vi dico, dopo 2 anni, non mi manca, non provo più quello che provavo prima. Forse se lui avesse fatto certe cose un po' di tempo fa, le cose sarebbero cambiate. Però ad oggi vi dico, eliminate dalla vostra vita le persone che non sono sicure di volervi nella loro, per non essere nella vita delle persone. Se questi gran coglioni decidono di non farci entrare nella loro vita, peggio per te! Ciao! E la lezione del giorno di zio Kevin è: scegliete voi prima di scegliere qualcun altro. Una cosa che io ho imparato forse in quel periodo e che già stavo iniziando ad imparare era scegliere me stesso. Sceglietevi sempre, perché l'unica persona che avete per tutta la vita siete voi stessi. E nonostante il mio cuore non era ciò che volesse, io ho scelto per la mia salute, per me stesso, per stare meglio, di dire basta. Dopo 2 anni di sì, no, ci sentiamo, non ci risentiamo, io ho detto ufficialmente basta a tutto quello che ci sarebbe dovuto essere con questa persona, perché non mi merita, ha avuto la sua possibilità e non mi pento di niente, perché comunque tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché me lo sentivo. E in realtà io, grazie a questa persona e a questa cosa che è successa, ho capito tante cose. Era una persona molto 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 orgogliosa e grazie a questa persona ho capito che l'orgoglio, per le persone alle quali tieni, te lo metti su per il culo. Se vuoi bene una persona, ci provi fino alla fine. Se vuoi bene una persona, lo fai capire, e se poi non ti vuole, ciao, vaffanculo, te penso proprio. E niente ragazzi, anche questo story time finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, vi abbia fatto pensare, vi abbia fatto riflettere su alcune cose, che vi abbia tenuto compagnia soprattutto. Ovviamente voglio sapere le vostre esperienze, voglio sapere cosa ne pensate di quello che è successo a me. Mentre lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, perché se non vi iscrivete al canale siete brutti stronzi. E siete ancora più brutti stronzi se non mandate a seguire su Instagram, brutti stronzi. E questo story time riguardo all'amore, insomma, questo story time un po' diverso rispetto agli altri che ho già fatto, vi sia piaciuto comunque. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!